seguono un po' tutto, da una parte il fascino del mistero, ma dall'altra anche un po' la difficoltà di questo mistero. Poi il mistero è questa parola di Dio, che non finiremo mai di comprendere. Grande padre della Chiesa Origene parlava di un sacro sgomento e paragonava se stesso come chi è su una fragile imbarcazione nell'oceano vasto, profondo e misterioso della parola di Dio. E si domandava, ma chi è capace di una comprensione spirituale profonda, così da spiegare, dicevo, di questo mistero? Quando poi Gesù usa parole forti come queste per parlare del mistero della sua morte, quando Gesù parla della morte, della sua Pasqua, parla di un mistero di morte e di resurrezione. Quando Gesù prepara i discepoli e preannuncia la sua Pasqua, è sempre un mistero di morte e di resurrezione. Allora, quando Gesù parla di quel fuoco che desidera tanto che sia acceso, o di quel battesimo, cioè di quella immersione che lo angoscia, sta parlando proprio di questo mistero della Pasqua, del suo morire, risorgere e aggiungiamo anche venirci incontro. Ed è proprio alla luce della Pasqua che il mistero della morte, mistero orrendo, mistero che ci fa paura, oscuro il solo mistero della morte, ma è alla luce della Pasqua che questo mistero riceve luce e diventa splendente. Che vedete, parlare del mistero della morte significa dire che la morte non è soltanto così un fatto naturale, biologico. A un certo punto questo nostro cuore smetterà di battere. No, la morte non è così. La morte, qui forse la parola è davvero giusta, è un evento, cioè un fatto che ci viene incontro. È Cristo che ci viene incontro. E che attenti bene, Cristo attende la nostra libera risposta. Il momento della morte è il momento in cui ciascuno di noi, pensandoci bene, riconsegna questa vita che ha ricevuto in dono a colui che la vita ce l'ha donata. E tutto questo dalla fede. Cioè noi crediamo in Gesù morto, come stiamo in quel momento anche noi ci accorgeremo magari che stiamo per morire, ma risorto e venite e ci viene incontro. E tutta la nostra libertà è chiamata in causa. Non Dio non è come. Quando il Salmo dice sul rotolo del libro di me è scritto di compiere Dio il tuo volere, sacrificio non hai gradito, un corpo mi hai preparato perché anch'io posso dire ecco, vengo a te. E guardate che quel momento lo troviamo tutti, sarà un momento di solitudine. Sì, desideriamo che ci sia qualcuno lì accanto che ci dia la mano. Ma in quel momento saremo lì soli. Ecco perché è il momento della grande fede, fede con la quale ci consegniamo, fede con la quale diciamo il nostro sì, ultimo, vero, definitivo, al Dio della vita. Voglio pregare per i nostri morti. Facciamo questo oggi, vuol dire in qualche modo
Qui siamo proprio soli, davanti al grande mistero di Dio. E non può, io direi, davanti al grande mistero del Cristo morto per salvarci, risorto, vivente e veniente che ci viene incontro. Però vedete che non saremo conto di dire quel sì, supremo, riassuntivo di tutta la vita, se non ci siamo preparati a dire tanti altri sì, tanti altri eccomi al Signore del nostro cuore. Ecco perché Gesù parla di questa divisione. Scegliere, dobbiamo proprio scendere, tagliare, ecco, scelgo in modo totale e in modo radicale per questo. Siamo preparati a questa novena dell'assunta con San Giuseppe che